Buongiorno, in apertura la maxi operazione anti-ndrangheta messa a segno dalla polizia con il coordinamento delle procure di Reggio, Milano e Firenze. 104 le misure cautelari eseguite per una serie di reati che vanno dal traffico internazionale di droga alle estorsioni al riciclaggio. Nel mirino la cosca Molè di Gioia Tauro e le sue infiltrazioni al nord e all'estero. I particolari con Antonio Liotta. Tre procure antimafia insieme per smantellare la holding criminale messa in piedi da una delle famiglie di 'ndrangheta più potenti della piana di Gioia Tauro, Reggio Calabria, Milano, Firenze. Indagini coordinate che hanno alzato il velo sugli affari del clan Molè e sulle sue proiezioni internazionali. Il traffico di droga, sempre il business più importante, la cocaina importata dal Sud America anche durante il periodo del lockdown. Abbiamo operato il sequestro di ben 1.070 kg di cocaina. Si tratta di un'organizzazione importante che aveva addentellati anche all'estero, lavorava con cartelli importatori di stupefacente dal Sud America che avevano sede in Spagna. E dalla Spagna, riferiscono gli inquirenti, sono arrivati in Calabria chimici sudamericani e anche esperti palombari in passato appartenenti a corpi militari di altri stati come la Marina Militare Peruviana. Il loro compito, quello di recuperare la droga gettata in mare dalle navi prima dell'arrivo nel porto di Gioia Tauro e poi Livorno, l'altro snodo del traffico internazionale di stupefacenti. Nel momento in cui la pressione sul porto di Gioia Tauro era più forte, quindi si sono cercati altri porti dove poter far giungere la sostanza stupefacente e in quel caso erano stati individuati alcuni portuali di Livorno che sono risultati coinvolti nelle operazioni di esfiltrazione di stupefacenti. Da un lato i riti di affiliazione, le mangiate, dall'altro la 'ndrangheta 2.0 che fa affari in Svizzera, Isola Felice, per aggirare il 416 bis e poi le infiltrazioni nell'economia lombarda, nel comasco, estorsioni a tappeto, ma anche la capacità di corrompere imprenditori dalla faccia pulita. La casa madre resta Gioia Tauro, dove il mercato del pesce era cosa loro. Nessuna concorrenza permessa. A guidare la cosca, il rampolo del clan, Rocco Molè, 26 anni, ancora minorenne, era stato mandato a Torino in una struttura di Libera, ma per lui il progetto Liberi di Scegliere non ha funzionato.